Noi siamo la terza D dell'Istituto Comprensivo 2 di Arnolfo di Cambio, Colle di Valdelsa, e abbiamo fatto un'attività che parla dei diritti dei bambini e l'abbiamo approfondita questa attività con una storia, la storia di Ashik, che parla appunto dei diritti dei bambini non rispettati. Ok ragazzi, adesso vi introduco la storia di Ashik, che è il ragazzino sul quale poi voi farete un'attività ed è un esempio di sfruttamento minorile del lavoro. Ashik vive in Pakistan, ha 11 anni e ha una famiglia composta da genitori, due nonni, una sorella e tre fratelli. Ashik deve lavorare e ha uno stipendio mensile di circa 70 euro al mese. Lavora in una fabbrica di mattoni e ha un orario che va dalle 12 alle 16 ore giornaliere con solo mezz'ora di pausa a giorno. La sua lavorazione è di circa 600 mattoni al giorno e guadagna per 1000 mattoni 1,03 euro. Per quello che riguarda la sua condizione e la sua famiglia, lavora da quando aveva 5 anni perché la famiglia ha un grosso debito nei confronti del datore di lavoro e con l'interesse di prestito questo importo è addirittura aumentato. Aveva provato la famiglia a mandarlo a scuola, ma il datore di lavoro lo aveva subito rimosso dalla scuola e lo aveva rimesso al lavoro, addirittura punendo il padre per questo gesto. Quindi adesso voi lavorerete sulla storia di questo bambino e per farlo ci sposteremo in un'aula più grande. Allora ragazzi, sto per distribuirvi un foglio a ciascuno di voi dove trovate da una parte la storia di Ashik, quindi la sua storia, la storia del ragazzino che vi ho già anticipato poco fa. Nella parte posteriore trovate tre colonne da riempire con delle idee, con delle soluzioni. In pratica ogni gruppo dovrà pensare a come poter risolvere, migliorare la situazione, la condizione di questo bambino entro un giorno come prima data, poi entro un mese e per concludere entro il 2030. Quindi lavorate e scambiatevi opinioni per cercare di trovare possibili idee, possibili soluzioni alla sua condizione di sfruttamento. Entro domani abbiamo scritto: Ashik potrebbe scappare in un'altra città, bar o paese per chiedere aiuto e oppure organizzarsi con altri bambini per fare sciopero. Entro il prossimo mese abbiamo deciso di scrivere e adottare un bambino a distanza per aiutare lui e la sua famiglia con le spese, preparare una raccolta fondi per aiutarli oppure fare una causa al proprietario del lavoro per aver sfruttato i bambini. Entro il 2030 abbiamo scritto: fare un'associazione per l'istruzione dei bambini in cui possono imparare a leggere e a scrivere, anche solo per 2 ore al giorno. Creare un gruppo di volontari disposti ad andare nei paesi dove è più frequente questo lavoro minorile, andando nelle famiglie per cercare di aiutarli, a dargli forza nel protestare anche con questi gruppi. Noi abbiamo scritto queste cose anche perché ci sembra giusto che i bambini facciano qualcosa entro domani, perché sono loro i primi ad essere sfruttati e poi anche noi possiamo dare un aiuto in più a questi bambini che hanno bisogno.
Per noi come gruppo, per risolvere la situazione di Ashik, entro 30 giorni si è scritto fare una raccolta fondi da dare alla famiglia per saldare il suo debito, fare un'adozione a distanza, far sapere la storia di Ashik al mondo e poi infine mandare noi un avvocato per denunciare il datore di lavoro di Ashik. Anche quest'anno, come l'anno scorso, abbiamo ripetuto un'attività che è incentrata sullo sviluppo delle competenze di cittadinanza e sull'empatia. I ragazzi hanno dovuto immedesimarsi nella storia di un bambino che è nato in un'altra parte del mondo e che, a differenza loro, non può usufruire di tutti quei diritti e di tutti quei privilegi che noi diamo per scontato. Era appunto un invito a riflettere su ciò che abbiamo, che però appunto non deve essere dato per scontato, perché in altre parti del mondo, in altri momenti storici, gli stessi bambini non possono usufruire degli stessi diritti. È un diritto dei bambini il gioco, il cibo, avere una casa, il diritto alla salute, all'istruzione, ad avere una famiglia, il diritto ad avere una nazionalità, il diritto all'uguaglianza, il diritto a esprimere un'opinione, il diritto a non lavorare.